Mi hanno rapita. Non è vero! È giù così. Focaccine! Non fidatevi assolutamente della guida galattica per modellisti. Assolutamente slanesh. Focaccine! Arte. Si può dire cazzo. Focaccine! È giù così. Si può dire cazzo. Non fidatevi assolutamente della guida galattica per modellisti. Focaccine! Ma che cazzo le compra queste cose? Assolutamente slanesh. Arte. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questa puntata della rubrica Modellismo ad Arte. Ce l'avete chiesto e noi siamo qui per voi. Proveremo i contrast qui con voi e per farlo abbiamo un personaggio d'eccezione. Abbiamo vincitore di roba hobbistica, concorsi di pittura, ispiratore di nuovi pittori e paesiello. Ciao, io sono l'ispiratore, sono Paesiello, ciao mamma. Qui abbiamo con noi Paesiello e Nancy che oggi proveranno i contrast qui in video con noi. Andiamo un po' a vedere. Allora, come cominciamo? Innanzitutto questo... abbiamo dei modelli già primerati. Abbiamo fatto un passettino avanti e ci siamo posti una domanda. Come fanno, come reagiscono i contrast sugli spray normali che ci sono in... Quindi noi che abbiamo a casa i vecchi primer, i vecchi spray da dare sul fondo dei modelli, oggi vedremo come reagiscono quest'ultimi con i nostri contrast. Esatto, per questo modello nello specifico abbiamo utilizzato uno spray di Mechanicum Standard Grey, sul quale abbiamo dato delle luci zenitali di Corax White. Per questo motivo parte del modello, le parti che dovranno essere più illuminate e quindi sfruttare meglio le proprietà dei contrast, sono già evidenziate con un colore più chiaro. Questo è un trick, un piccolo trick che potete utilizzare in fase di preparazione dei vostri modelli. Date una base piuttosto scura e su di questa date una base più chiara dall'alto o dalla direzione dalla quale volete che la luce colpisca il modello. In questo caso abbiamo scelto di darla dall'alto. Ma com'è che si dipinge con i contrast? Completamente al contrario rispetto ai colori normali, cioè si parte da una base più chiara e si arriva comunque a dipingere in modo più scuro. E soprattutto questi qua non hanno bisogno di essere diluiti come gli altri colori. Direttamente dalla boccetta, quindi. Esattamente. Quindi sono anche in un certo senso più comodi. Dovrebbero esserlo. Di fatto, lo stiamo per scoprire. Esatto. L'ultima cosa che possiamo dire è di fatto il colore contrast combina in sé una base molto coprente e le proprietà delle lavature per creare uno strato di colore unico e semitrasparente, che è il motivo per il quale si dipinge al contrario rispetto a come si dipinge di solito. Bando alle ciance, andiamo a provare. Che colore avete scelto per cominciare? Allora, noi dipingeremo un esercito di un team di elfi oscuri di Blood Bowl, nello specifico i Naggaroth Nightmares, che portano come livrea un verde molto acceso e un viola molto scuro. Inizieremo a dipingere questi due modelli di Blood Bowl con una base di Mago Sparkle, che è un colore, un viola abbastanza chiaro, che ci darà la linea guida per il colore principale e le ombre che andremo a creare con i colori più scuri. Va agitata la boccetta? Ovviamente sì, come tutti i colori. Anzi, questo non cambia. Molto più rispetto agli altri, perché le proprietà del colore debbono effettivamente mescolarsi molto bene. Anzi, approfitto del buon Fra, che ha sicuramente più forte di me. Con questo colore andremo a dipingere le parti della... dell'armatura, giusto? Esatto, questo servirà per fare l'armatura. Non mi prendo responsabilità. Ecco ora, ragazzi, il Mago Sparkle appena shakerato. Ok, allora lo apriamo. Abbiamo detto che non c'è necessità di diluizione, quindi possiamo prenderlo tranquillamente. Ma un inchiostro denso a vederlo. Esatto, così. E un insieme ne portiamo un po' sulla nostra tavolozza e iniziamo a dipingere. E nonostante sia più denso, però è anche molto trasparente. Questo è un colore molto chiaro, che in questo momento non sarà il colore definitivo della nostra armatura, ma ci aiuta a delineare bene quali sono i campi di applicazione. Ovviamente sul lineman si vede un po' di più perché ce n'è un po' di più di materiale da colorare, mentre sulla witch potrebbero essere un po' meno. Esatto, però sulla witch possiamo provare l'effetto pelle, che nella gamma contrast ha trovato molto dei colori diversi, molto consensi, diversi consensi. Però devo dirvi che l'effetto già all'inizio è bello da vedere. Bene, mi piace molto. Bene, evitiamo semplicemente che asciugando lasci le pozzette, cioè non trattiamolo come una lavatura perché ha una componente di lavatura ma non è stato pensato, quindi va comunque tirato su tutte le parti del modello. Esatto.
Comunque, come non è il caso di lasciare degli eccessi di colore in una lavatura, non è il caso nemmeno di lasciarli con questo con tipo di colore. Certo. Tanto già così, avendo questa comunque base di grigio e già con questi pezzi di viola, con il nostro colore contrast sul modello, già l'effetto comincia a essere molto gradevole. Questo ovviamente pensando di dover dipingere in poco tempo, in questo caso una squadra di Blood Bowl o comunque un esercito molto più grande, già comunque diventa una cosa molto interessante. E vorrei precisare che ci sono degli spray dedicati all'utilizzo dei colori contrast che sfruttano lo stesso principio. In ogni caso, noi abbiamo utilizzato un lavoro preparatorio per utilizzarli in maniera un po' diversa, nel senso preparandoli anche di una pittura anche di un certo livello, cioè al di là della pittura in serie, anche a voler creare un qualcosa di gradevolmente, di visivamente gradevole, si può utilizzare una combinazione di spray appunto per dare un fondo sulle parti che devono rimanere più scure e al contempo di dare dei punti di luce, quindi già creare con un'unica poi passata di colore già le luci e le ombre, una proprietà che i contrast vanno ad accentuare, ma che se li aiutiamo con gli spray male non facciamo. Intanto faccio vedere anche le tecniche di posizionamento delle mani per quanto riguarda comunque la stesura del colore col pennello. Per esempio Nancy utilizza il doppio appoggio, tendenzialmente per mantenere una presa più salda e per diminuire quelle che possono essere le vibrazioni della mano, appoggia una mano sull'altra. Paesello no, spocchiosamente invece tiene la miniatura in maniera arrogante, incastrandola tra le dita, pare anche un po' sporca a questo punto, e invece si fida di se stesso, in realtà appoggia semplicemente le due dita sulla mano mentre dipinge, perché è molto arrogante il ragazzo. Beh, figlia di anni e anni di pratica e di esperienza. Vi ricordo che noi possiamo dipingere solo con contrast, quindi armata molto velocemente, ottenendo comunque un effetto molto gradevole per quanto riguarda comunque la nostra armata, la nostra squadra, che dir si voglia, a seconda del caso, ma possiamo anche utilizzarli come basi per una pittura molto più elaborata comunque. Questo comunque ci garantisce meno tempo e comunque passaggi di base già effettuati con un colore solo, ma comunque possiamo poi salire sempre di livello. Adesso, mentre diamo tempo al colore di asciugarsi, quindi sull'armatura che non ritoccheremo, pelle, a questo punto. No, a questo punto faremo il verde, che è l'altro colore principale che contraddistingue i Naggaroth Nightmares. Quindi un verde molto acceso che richiama la pelle dei Naggaronti, e anche qui partiremo con un verde molto chiaro. Quindi facciamolo vedere, in questo punto parliamo di un Plaguebearer Flash. Lo potete vedere direttamente qui. Andiamo a shakerarlo. Shake. Ricordiamo che non sarà il colore finale che noi utilizzeremo, ma sarà il colore che poi sul quale andremo a lavorare, perché uno delle proprietà dei contrast è che appunto sono semi-trasparenti, quindi in realtà su quel colore che ci fornisce da base noi potremmo andare a sovrapporre altri strati di colore, sia per rafforzarlo sia che per virarlo come colore, quindi sia per virare la tonalità. In questo caso abbiamo sul modello della Witch un'area un pochino più ampia sulla quale sbizzarrirci, il guerriero ne ha un po' di meno. Una volta di nuovo aperto, assicuriamoci di pulire bene i pennelli nel pot, asciughiamoli bene, rifacciamo la punta al pennello e lo passiamo su tutte le parti che devono essere passate. I contrast danno il meglio di sé su basi fortemente chiare. Noi abbiamo utilizzato un mix di basi che ci permette di sperimentare delle tecniche molto interessanti, ma e non stiamo usando il primer dedicato. Attenzione anche a questo. Ma Nancy, toglimi una curiosità: perché non siamo partiti da una base contrast come hanno fatto in tanti altri tutorial, piuttosto che una base omogenea, ma abbiamo fatto per esempio questo mix di basi? Perché la cosa divertente e originale di questa pittura, diciamo, è proprio il fatto di utilizzare un comune primer, un qualcosa che non è fatto apposta per poi dare sostegno appunto a questi colori. Diciamo che è una prova, come potrebbe provare qualcuno che magari li ha appena acquistati e non è dotato di tutta l'attrezzatura per utilizzarli al meglio. Comunque mi sembra di capire anche qualcosa di nuovo rispetto a tante cose interessanti comunque abbiamo però già visto. No, assolutamente interessanti, però diciamo che in questo tutorial si mostra come utilizzare il colore in modo anche abbastanza
leggero, un po' più, diciamo, una prova. Vi vorrei far notare una cosa: su questo punto un po' del colore è sbordato fuori dalla parte di armatura. Se io adesso passo con il verde, vedrete che parte di questo colore che è ancora umido si mescola naturalmente col colore successivo, creando quell'effetto che i grandi pittori chiamano wet blending, che prima era una tecnica difficilissima da acquisire, ma che con il contrast diventa estremamente più accessibile e permette, in questo caso per correggere un errore di fatto. Quindi, caso mi hai scoperto una possibile wet blending. I miei stivali saranno già di un verde più scuro, perché appunto è mischiato col viola, è blendato già con il viola. E ovviamente questa tecnica applicata ad altri colori, immagino a dei verdi su un elfo silvano piuttosto che ad un giallo che vira l'arancione, è possibile creare degli effetti col colore ancora umido. Infatti le reazioni dei contrast avvengono abbastanza lentamente, cosa che ci permette di trattarli quasi come fossero dei colori ad olio. Infatti la pittura di un certo livello, arrivati a un certo punto, utilizza il colore ad olio proprio per creare delle sfumature molto molto morbide. Ma da adesso con questa nuova arma nell'arsenale del pittore è possibile avere una sorta di wet blending sfumato anche di studio, che non è male, che è una delle funzionalità di questi nuovi colori che mi ha attratto di più. Cioè adesso nella creazione di questo colore, se io vado a passare sul viola, andrò naturalmente a sfumare il verde con il viola, creando di fatto un colore unico. Quindi, quello che sto facendo io, perché ho confuso una parte dell'armatura con i pantaloni. Noi per questo modello non utilizzeremo altri colori, utilizzeremo solo esclusivamente i contrast, e per quanto sia un lavoro preparatorio, comunque daremo già una parte di luci e di ombre direttamente attraverso i contrast. Siccome, come anche Nancy diceva, si dipinge al contrario. Partiamo dal chiaro, questi saranno i toni chiari, e adesso poi andremo a scurirli con gli altri colori. Qua ho mischiato il verde e il viola sui calzoncini perché li ho confusi con una parte dell'armatura. Quindi diciamo che da questo errore è anche uscito qualcosa di nuovo, qualcosa di carino, interessante, mi piace parecchio questo mix. Comunque è molto interessante perché lascia anche quei punti luce che una lavatura di solito evidenzia, quindi è molto bello da vedere. Sono anche molto più facili di quello che pensavo da utilizzare. Questo è il risultato finale dopo i primi colori di base. Ovviamente anche qui, nell'ottica di velocità che questi colori riescono a creare, è cosa buona e giusta dare tutti i colori su tutte le parti del modello prima di valutare eventuali ombre. Quindi, o eventuali aspettiamo luce. Il risultato finale, quindi aspettiamo la mano su di aver dato un colore su ogni parte una del base modello, sul tuo una modello. Base su tutto il modello. Ok, adesso possiamo fare la pelle. Qui Nancy si divertirà finalmente tantissimo, perché lei ne ha un sacco di pelle, mentre io purtroppo no. Eccolo qui. Abbiamo quindi scelto per la pelle un Gilliman Flash. Quindi ora andremo a shakerarlo. Shake, 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 move your body. Shake, shake, shake. Nel frattempo puliamo bene tutti gli attrezzi. E da qui adesso andremo a dare tutti i toni di colore sulla pelle dei modelli. Eccolo qui, a voi ragazzi. Io ho notato anche una cosa che si potrebbe ricreare con questi colori, una tecnica che io utilizzo ad esempio per dipingere su tela. Siccome sono molto semitrasparenti, si potrebbero fare diversi strati che poi asciugando vanno a mostrare appunto il colore sotto e il colore sopra, che ricreano un effetto pelle molto molto realistico, un po' come quando magari si dipinge una miniatura, non so, una fan art di Walking Dead, come quando devi fare la pelle dello zombie, prima di utilizzare il color carne, sotto devi passare un verde, devi passare un viola, devi comunque dare quell'idea di marcio, che in questo caso invece si può utilizzare per dare un'idea di pelle vera, molto più realistica rispetto ai colori magari. Hai parlato di marcio, sono arrivate le mosche, te lo dico. I colori della citrine sono molto difficili da utilizzare per ricreare quell'effetto pelle molto realistico, invece in questo noto che secondo me si potrebbe anche riuscire comunque a fare qualcosa di molto più carino, molto più reale e in meno tempo, molto più facile anche per le persone che non hanno molta esperienza. Quindi, grattici amici, i nostri eroi in questo momento stanno decidendo per la pelle dei nostri elfi. Siccome non trovano un colore attualmente che gli aggrada, perché trovano che il colore che qui abbiamo si adatti meglio a delle pelli umane invece che pallide pelli elfiche, andremo a fare un esperimento sull'esperimento. Che esperimento andremo a fare quindi, Nancy? Allora, Paesello utilizzerà un colore Kale Contrast
da Gilliman Flash. Invece io uno scheletro Nord. Quindi faremo due pelle diverse e vedremo come. Vedremo cosa succederà. Esatto. Ok. Come colore, questo essendo molto freddo, sembra quasi ricordare il verdino. Sembra ricordare il verdino che ho utilizzato per fare i vestiti. Quindi direi che non si abbina perfettamente allo schema di colori che abbiamo utilizzato. Cosa vogliamo fare? Vogliamo provare ad aggiungere dell'altro colore? Io vorrei provare ad aggiungere altro colore per provare a controbilanciare questo colore così freddo, troppo simile comunque ai vestiti e alla stoffa, con qualcosa di più caldo, magari provandolo a mischiare con il colore che ha appena utilizzato, paesiello, appunto. Io ti copierò. Ah, e quindi ora nel nostro esperimento cominciamo a mischiare due contrast per vedere che tonalità otterremo. Funzionerà, non funzionerà. Uno molto caldo, uno molto caldo come quello che sta utilizzando lui e uno molto freddo come quello che sto utilizzando io, possono avere comunque dei risultati contrastanti, speriamo migliori. Se adesso sul verde passo il marrone che noi abbiamo utilizzato per dare la base alla pelle, vedete che lo stesso risentirà pesantemente del colore più chiaro che è stato messo sotto, creando un marroncino con delle note verdastre. Quindi in realtà, di fatto, è come se avessi dato una lumeggiatura già al pezzo, lavorando all'incontrario, cioè mettendoci di fatto un colore più scuro e trascinandolo in modo che non copra di fatto tutto il modello. Quindi in questo caso sperimentate anche voi come stiamo facendo noi con questi nuovi contrast, perché se ne possono veramente vedere delle belle. Ovviamente quello che abbiamo già detto lo vado a ripetere: dobbiamo uscire un attimino dallo schema dei colori che siamo abituati a utilizzare, perché questi sono colori nuovi che hanno proprietà diverse, che funzionano un pochino diversamente dai precedenti, però ovviamente sono ci tutti, si può divertire un sacco. Ovviamente sono tutti compatibili con la gamma di colori preesistente, cioè non è che cambierà il vostro modo di dipingere, ma come abbiamo sempre detto vi fornisce uno strumento in più per migliorare il vostro lavoro. Secondo me però, siccome comunque questa gamma di colore andandosi a mischiare crea un, diciamo, un po' un caos generale, sarebbe stato carino fare un qualcosa di più fantasioso, magari riuscire a sfumare addirittura una miniatura diversa, una pelle sul blu viola. Questi colori sono molto divertenti perché secondo me vanno sfumati il più possibile. Per fare una miniatura del genere con un colore che deve essere un po' più definito perché è ricca di stoffa, armature e altre cose, io sinceramente avrei utilizzato dei colori più acrilici, più pastosi, diciamo, che lasciano un segno più deciso. Il risultato non mi dispiace, ma finora preferisco il risultato tradizionale. Come sei legata a Klimt e tutte le sue dannate opere? Beh, ma adesso ti faccio vedere quando applicheremo la seconda parte di colore. Perché la seconda parte di colore, di fatto, cambierà radicalmente il look di questo modello. Ma prima di questo abbiamo ancora due colori da dare, ossia il colore per la parte di pelle di Naggaronte dei nostri linemen e la parte dorata di tutti i dettagli che si sono portati dietro sul campo. Eccoci qui! Al momento abbiamo finito la fase pelle dei nostri modelli e quelli che state vedendo sono i risultati. Ci possono piacere, ci possono non piacere al momento, ma non abbiamo ancora finito. Ora passiamo alla fase successiva, quindi dobbiamo dare ancora due colori. Questi pelle modelli di Naggaronte, capelli. Portano il Naggaronte, quindi i capelli e la pelle di Naggaronte, per un esperimento cromatico che stiamo andando a fare, avranno lo stesso colore, ossia l'Ethermatic Blue, un bellissimo verde acqua. Io chiuderò i colori intanto. Mentre Nancy chiude i colori. Cosa buona e giusta da fare. E fra le agita, io do disposizioni, supervisiono che il lavoro venga fatto secondo le regole della buona condotta. Di fatto non sto facendo niente, però mi piaceva dirlo. E siamo pronti per colorare i capelli di questo elfo scuro, perché questi elfi oscuri, in particolare i capelli dell'elfo oscura, avranno un bellissimo effetto meshato. Si può dire meshato? Sì, si può dire meshato. Si può dire meshato, io poi non dico, sai, non ne capisco di queste. Non ne sono sicura, ma inventiamo questo nuovo termine. Dal turchese al viola, giusto? Che era l'idea che volevi sperimentare. Tanto passa la boccetta. Partenza. Fateci vedere come funziona. Allora. Nancy, cosa ti fa pensare il modello con i capelli turchesi? Proprio nel fosco. Io, a me non piace, ragazzi, non mi fa pensare a niente, non mi piace. Potete osservarlo, non mi piace.
Non so, sarò io che non vedo i colori correttamente, però non mi... Sarebbe bello vedere... la fatta turchina, quella che vostro figlio non vorrebbe mai vedere a prendere il suo dentino, è veramente qualcosa di tremendo. Gli perderebbe anche le mani. Esatto. Beh, in realtà spera di non trovarla in un vicolo buio. Io, Nancy ha una superficie di capelli molto superiore alla mia. E in tutti i sensi, tra l'altro. In tutti i sensi. Ma il mio modello in particolare, diciamo che è al 90% finito. Manca un'ultima passata per fare un colore dorato. Questa parte qui, ma per il resto i capelli e la parte in pelle hanno ricevuto il loro colore di base. La base ce l'abbiamo, vedete che qui abbiamo già virato più sul marroncino. Se mettiamo i vostri due modelli vicini, vediamo che con gli stessi colori utilizzati comunque già abbiamo due modelli cromaticamente diversi, hanno già un effetto diverso. Questo poi dipende da quanto colore si mette sul modello, ma anche ovviamente dalle parti del modello. Esatto, da come sono orientati cromaticamente. Nel frattempo io ne approfitto, vado un attimino avanti, visto che Nancy non credo che abbia parti dorate sul suo modello. Beh sì, la coroncina, volevo. La coroncina. Allora io preparo il Lianden Yellow, che è un colore a base giallastra che è perfetto, lo dico a favore di telecamera per chi vuole fare i meglio imperiali, ho sperimentato, viene fuori una cosa metal non metal, mi dicono anche, o anche metal non metal per le parti dorate, che è un po' l'effetto che cerchiamo di andare a ricreare con questo, anche se forse una base bianca qui sarebbe stata meglio, però. Ah, no, in realtà ripeto, col però noi sperimentiamo il trick della doppia base, in realtà questo non è bellissimo, mi piace. Ok, abbiamo trovato il finalmente il colore che piace, il colore anche che piace a Nancy, che si è mischiato col blu e ha fatto il verde. Esatto, questo perché sono disperatissima, ragazzi, non so cosa dire. Cioè, sono semi trasparenti. E gli esperimenti, signori, hai sono fatto, anche hai questo. Fatto la focaccina verde. Focaccine! Ricordiamo gli esperimenti, signori, però sono anche questo. Quindi vuol dire, noi stiamo sperimentando insieme a voi questa cosa. Quindi cosa può succedere? Può succedere di trovarci una coroncina verde se per sbaglio ci siamo passati prima con l'altro. Vabbè, comunque per dipingerli velocemente, se proprio avete fretta, volete fare qualcosa di veloce, per dipingere magari un'armata grande che vi serve per giocare, direi che per quello possono anche andare parecchio bene, perché se ha un bel effetto in fondo e ci si mette poco tempo. Io ho deciso di passare cose del giallo anche sui guanti. Esatto, stavo facendo la stessa cosa, passandolo anche sul verde. In questo modo andiamo a schiarire il colore, giusto? Sì. Perché il verde col giallo dà. Oddio, non è che si schiarisca, si creano dei riflessi particolari. Io ho già fatto i guanti. Vabbè, pensando che c'è la miniatura, non ce lo vuole far vedere. No, adesso ve lo faccio vedere, sto trafficando, scusatemi, ve lo faccio vedere subito. Io in realtà ho preferito un approccio un po' meno strong. Ho preferito passare poco, grazie dalla regia che mi spostano la mano. Ho preferito passare poco colore sulle parti dove già di base dovrebbe cadere la luce, col giallo, utilizzando appunto la semitrasparenza del colore per dare una sorta di lumeggiatura embrionale, visto che stiamo dipendendo utilizzando soltanto i contrast, per appunto creare già una sorta di luce su questo modello, utilizzando quello che naturalmente schiarisce il verde, perché il verde si schiarisce con il giallo. Perfetto. Non fa una grinza, quindi manuale alla mano possiamo verificare questa cosa. E utilizzando questo colore imbrogliamo un po' il sistema e utilizziamo ovviamente poco, approfittando della sua semitrasparenza, come abbiamo usato prima per il marrone. Col marrone l'abbiamo scurito, col giallo lo stiamo schiarendo. Nel frattempo aspettiamo che io ho preso una gamba. E succede, signori, il bello della diretta è anche quello. Cercherò di pulirla col dito, come faccio quando nessuno mi vede. Qui non ti stiamo riprendendo, non ti preoccupare. Tanto noi sappiamo benissimo che è andato via. Ragazzi, sono il dito ha funzionato, signora. Sono diventati i miei colori preferiti. La tecnica del dito. Tanto noi sappiamo che i modelli preferiti da Nancy sono quelli di Slaanesh, però questo, vogliamo dire, non è un giustificato motivo per trattar male un'elfa oscura, voglio dire. Prendiamo lo Shaish Purple, che è un nome che è tutto un programma, ovviamente, richiama appunto il reame della morte, quindi un viola molto scuro che so essere molto molto coprente. Ovviamente, per fare questo, ci aiutiamo con un altro strumento che è uscito insieme ai Contrast. Un Contrast Medium. Ossia un Contrast Medium, uno strumento. Abbiamo lo strumento? No, ce l'abbiamo. Abbiamo un prodotto? Uno strumento che è in grado
di diluire un diluente per contrast, quindi renderlo meno coprente, in questo caso perché non è l'effetto che vogliamo ottenere, ci servirà per ombreggiare. Attenzione, perché Nancy ci diceva prima di fare attenzione con questo contrast, perché potrebbe non avere l'effetto con ogni colore di schiarirlo, ma semplicemente diceva di diluirlo e quindi di far vedere sotto il colore che abbiamo messo prima, che in questo caso l'effetto voluto, se lo state usando come prima mano non è il caso di utilizzarlo. Non è il caso, a meno che non vogliate anche lì cercare degli effetti particolari o abbiate delle basi diverse. Sulla nostra base probabilmente non portava lo stesso risultato, adesso sicuramente è la star. Ok, allora apriamo la nostra. Ma come lo diluiamo questo colore? Che quantità dobbiamo utilizzare per evitare che diventi trasparente? Ti dirò, onestamente non lo so, proveremo, nel senso... Direi, comincerei con 1-1. Prendiamo una dose di... Vedete, è molto molto scuro, non so se Umberto riesce a inquadrare la telecamera. La telecamera con la telecamera è dura, Allora, andiamo a scurire i recessi di questo modello. In realtà questa è un'operazione che ci vuole un po' di praticità, ma in realtà neanche tantissima. Io semplicemente con questo colore, quindi seconda mano più scuro, stiamo ripassando le stesse zone che abbiamo dipinto prima con il viola più chiaro, quindi viola più scuro su viola più chiaro. Normalmente avremmo fatto magari il contrario, in questo caso con i contrast invece funziona esattamente così. Quindi ci passiamo sopra, copriamo esattamente tutto quello che vogliamo coprire. Quasi tutto. Perché in realtà io sto lasciando le parti... Nella sua sperimentazione Paisiello sta tralasciando dei pezzi perché li vuole comunque più chiari probabilmente. Perché così avremo un doppio colore di armatura, un viola scuro e quindi viola una chiaro. Profondità maggiore. E quindi un altro trick al sistema è appunto quello di già dare le luci, evitando appunto di ripassare su tutte le zone. Il paesiellico pensiero non era così infondato, perché... Se andiamo a vedere, stiamo creando un'armatura molto scura con già un accenno di lumeggiatura. E un verde più scuro ce l'abbiamo. Ovviamente qua. Ce l'abbiamo controllato prima di abbiamo fare questo video. Esatto. Un contrast org flash. Che avrebbe dato anche questo in realtà. Diciamo più questo che più freddo. Ci sono anche due diversi, che è un problema. Che bello l'effetto del verde che si è formato, adesso ve lo farò vedere. Ragazzi, guardate l'effetto del qua, verde. Alti livelli. Eccolo qui, da voi che non ci piaceva sta miniatura. Voi che non mi credevate quando ve lo dicevo. Continuate a farlo, cosa buona e giusta, non credere al paesiello. Adesso si verificherà una sorta di miracolo. Si chiama legge dei grandi numeri. Qualche volta guardate che effetto di luce si è creato anche sul top e sul... Fantastico. Ecco la magia dei contrast. Si è creato un effetto di luce fantastico. Dipingendo all'incontrario, e ricordatevi sempre che stiamo dipingendo all'incontrario. Ovviamente noi stiamo forzando la mano, cioè nel senso ci siamo detti dipingiamo solo con i contrast. In realtà nulla vieta di ibridare gli altri colori. Certo, noi abbiamo ibridato il discorso della base in realtà, delle basi. Cioè noi abbiamo la nostra missione in questo video è: si può fare un modello carino da combattimento utilizzando solo i contrast? La risposta parrebbe è sì. Parrebbe di sì. Per ora parrebbe di sì. Ma ancora non abbiamo finito. Siamo ancora lontani, ovviamente, dalla... È già così, è passato che non mi piaceva. Direi. Comincia a essere gradevole. Ok, io sono quasi arrivato. Solo un altro punto di viola. Io ti ho lasciato il verde. Adesso l'armatura è molto più scura e molto più definita. Faccio notare che qualcuno ha già finito anche il verde, Paesiello sta ancora al viola. No, io ci sto ragionando piano piano. Delle parti più scure, anche qui sulla lama del pugnale, la parte più scura alla base, la parte più chiara dove non abbiamo passato il colore, quindi si vedrà il colore più chiaro, abbiamo già dato una sorta di lumeggiatura, benché embrionale, che possiamo andare a ripassare, se volessimo portarlo a un livello già più alto, con un solo colore molto più chiaro sui bordi, e abbiamo finito il nostro modello anche a un livello più che da gioco. Adesso toccherà anche a me fare il verde, quindi. E a me toccherà fare il blu. A lei toccherà fare il blu. Che blu vogliamo fare? Allora, nel blu dipinto di blu. Questo è un black, quindi lo farei un black. Voglio qualcosa di più Lo leggo. No, di scuro, ma di scuro ma no.
Voglio qualcosa che dia luce comunque, che non sia esageratamente. Allora, io continuo con il Dark Angel Green. Utilizzerò un Ultramarines. Andiamo di Ultramarine Blu. Io già che mi trovo... Come sono sti capelli, Nancy? Molto carini. Stanno uscendo molto carini. Io già che mi trovo a questo punto do questo verde anche sulle scaglie. E come stanno venendo? Scagliose. Perché l'ho chiesto? Scemo io. Il risultato dei capelli è questo. Io preferisco farla vedere da dietro la miniatura perché ha più, diciamo, capelli. Dettaglio. Ah, perché poi pensavo alla tondina. Sono veramente belli. Veramente molto carini. Adesso la giro. Tutto col paesiello, scusate. Diciamo che da che non mi piacevano, adesso invece lo trovo un metodo abbastanza veloce, semplice e bello per rendere... per colorare velocemente delle miniature. O come dare delle basi interessanti, esatto. Si può andare a lavorare colori anche più tradizionali. Perché non è una civietta, come dicevamo, poi su questa base di contrast andare a creare qualcos'altro, costruire comunque un altro schema di pittura. E come base però, potete vedere, può essere già molto interessante. Poi ovvio, schema di colore può piacere o non piacere a seconda dei vostri gusti, però è l'effetto generale che questi colori hanno e quindi la potenzialità rispetto a innanzitutto la velocità comunque di schieramento di un esercito dipinto e seconda cosa la velocità comunque di una base su cui andare a lavorare, quindi tutta quella parte in cui do la base, aspetto si asciuga eccetera, comincio allo scuro, poi vado a schiarire, tiro il colore, me la posso sfangare, senza contare che qui posso sperimentare anche i mix con i colori della gamma precedente. Io mi sono concentrato su una parte soltanto del vestito in modo da fare una bicromia anche di verde, dove qui c'è più luce, quindi non ho insistito molto sul colore, mentre qui nell'ombra ho ricalcato con il colore più scuro. L'effetto molto interessante è anche quello sulla scaglia del Naggaronte, dove ho passato un colore molto più scuro, ma unicamente sulle squame, lasciando la parte di pelle vera e propria, di cuoio vera e proprio di Naggaronte, molto più chiara, creando di fatto una luce e un'ombra già. Però adesso io invece... Senti a fare finta. Raccomandiamo ovviamente a tutti di non lasciare i pennelli inseriti così nel... Come ho fatto io. No, ma questa era un esempio appunto sulla cosa che non fa. Vuoi vedere se te ne serve forse a qua. E io d'ora in poi lo farò. Una cosa che invece voglio provare, ma solo quel pennello di paesia, esattamente, è di fare quel doppio colore verde-viola di cui vi avevo accennato prima. Utilizzeremo un Volpus Pink. Perché? Un rosa volpe. Un rosa volpe. No. Voglio solo vedere cosa viene fuori. Magari avremo questo elfo scuro con i capelli. Potrebbe esplodere la miniatura, signore, attenzione. Irrimediabilmente compromessi. Potrebbe esplodere tutto. In questo caso utilizzerò molto il colore estremamente diluito, perché non so che effetto può fuori. Io non lo farò perché mi piace questo verde, quindi direi che lo terrò. Evitiamo di rovinare la miniatura. Ci fermiamo lì. Tanto posso? Molto 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 interessante, signori, è veramente interessante l'effetto che abbiamo avuto, tra l'altro in pochissimo tempo, pure chiacchierando e aspettando il paesiello poi che ci raggiungesse ogni volta. Pensate, ne avremmo dovuto dipingere tre di witch in questo caso nel tempo in cui aspettavamo il paesiello. Però guardate l'effetto che ne è venuto, guardate, notevole direi. Poi da qui vi piace, vi basta, avete fretta stasera, volete scendere in campo, pronti, domani la volete riprendere in mano, caspita, potete fare anche quello, potete tirare ancora di più, potete andare nei dettagli, veramente veramente fantastico. Infatti io adesso utilizzerò un altro blu sui capelli, voglio rendere ancora di più. Mi c'è piacere, quella mi c'è sfumatura, capelli blu, esattamente. Io l'ultima cosa che voglio fare... voglio provare. Ecco, signori, in diretta paesello si ritira dalla pittura e finalmente ci lascia in pace. Voglio provare a fare delle black lines con il nero sull'armatura per dare i punti massimi di ombra, cioè portare questo esperimento all'estremo con... Quindi, una volta come si faceva? Si dava la lumeggiatura finale, dry brush, piuttosto che la tecnica che volevate, stratificazione, eccetera, sfumatura, eccetera, eccetera, e si arrivava in alcuni casi fino alla lumeggiatura estrema, quindi addirittura il puntino bianco, piuttosto che su quelle che potevano essere le armature, quella che era proprio la righettina bianca per dare il massimo della luce. Paesiello, partendo da questa cosa e sbroccando completamente, dice: faccio il contrario, do l'oscuro estremo e vediamo che succede. Ok.
che io sto utilizzando sui pantaloncini invece che sulla, sull'armatura, e sta creando un ottimo effetto. Pantaloni in latex, direttamente, comodi per giocare direttamente a Bloodborne. No. È uscito pure il sole. Hai visto. Ma visto, ho detto... No, in realtà non è che è uscito il sole, si sta preparando il raggio della morte del sole, incendierà, diventerà una supernova e incendierà direttamente tutto. Molto bene. Io direi che a questo punto il modello si può definire finito. Andiamo, però, mostralo anche alla telecamera, per favore. Almeno, questo modello è pronto una volta che il colore contrast sarà ben bene. Eccoci qui, signori. Diteci un po' com'è andata, Nancy, questa nostra prova, questo nostro test dei contrast per te. Parole tue, non dire focaccine. Sto cercando di trovare parole. Allora, opinione strettamente personale, a me sinceramente piacciono per fare qualcosa di veloce, ma se non perfezionati con altri colori non rendono come... Non potrebbero rendere, esatto, no. Stiamo parlando di basi, no? Non nascondo. No, sì, base. Sì, ma diciamo che per fare qualcosa di veloce, mi piace l'effetto, quello mi piace. Pais? Pais, allora, ha messo il rosa volpe ovunque. Ragionando su un discorso di preparare, sui capelli, di preparare una base per poterci lavorare bene, già ombreggiata, già lumeggiata, perché di fatto l'unica cosa che adesso manca è un highlight con i colori, magari con la gamma edge, con i colori più chiari che sono in gamma dei colori normali, si può tranquillamente avere un modello che non solo è pronto a calcare i campi da gioco, ma addirittura a un livello un po' più alto. Questo modello ha già in sé luci, ombre, effetti cromatici di varietà, anche variazioni tonali di colore sullo stesso pezzo, ad esempio qui sul perizoma passiamo dal verde molto scuro fino a un verde più chiaro, e in realtà tutto questo è stato creato all'incontrario, quindi da una base chiara scurendola man mano nelle zone dove serviva, ed è un utilissimo, secondo me, strumento per creare con pochissimo tempo, con due colori al massimo, un modello che è pronto per il campo da gioco. Quindi se volete adesso, volendolo portare avanti, ibridandolo con la gamma tradizionale, avrei lumeggiato soltanto il viso e le mani, e magari con il bianco avrei tirato un po' i capelli e le parti di pelle. E allora, ragazzi, che piaccia o meno questa combinazione di colori, che a me sinceramente fa veramente schifo. Chi l'ha scelta? L'ho scelta Faisiello, naturalmente, l'ho scelta io, figuratevi. Io avrei scelto una combinazione di colori più chiara, più solare, più bella da vedere. Proprio tipica di un elfo scuro, voglio dire. Vabbè, comunque sia, che possa piacere o meno, questi sono i contrast, li abbiamo utilizzati in questo modo e penso che sia stato anche facile per la prima volta. Io li consiglierei veramente nel caso si debba dipingere comunque un esercito in modo abbastanza veloce. Questa è la prima puntata della mia rubrica, nel quale come ospite c'è il nostro Paesiello, che penso tornerà molte volte, giusto con Fra dietro, che fidatevi, gli dice qualcosa. E io sono onorato. Chiudiamo la puntata così. Poi se avete altre domande al riguardo, siamo qui. Ciao! Caccine! Caccine! Ho detto che c'ha le mesh, si dice che c'ha le mesh. Hai sbagliato completamente tutti i termini. Meglio da uno. Però cosa c'ha? I colpi di sole, lo scatush, cosa c'ha? Lo scatush. non lo shatush, lo scatush. Inventiamo anche per gli amici, che guardano focaccine allo scatush. Diciamo che questi colori per me sono molto, sono promossi. Occorrerà vedere al variare di primer, al variare di altri di altre ibridazioni cromatiche, quello che può venire fuori, però secondo me sono un buon prodotto. Sono un buon prodotto di cui ancora secondo me bisogna capire le... Sta morendo. Chiudi un attimo così non farle bere dell'acqua, tipo, per esempio. Stiamo aspettando te per farle bere.